Assolutamente sì, abbiamo giocato per mezz'ora di buon livello, però non siamo stati cattivi sulle seconde palle, sui contrasti come chiedo io. Quindi questa è una responsabilità mia che devo cercare subito di correggerla, devo essere in grado di trasmetterla, altrimenti bisogna ritornare a far scoprire un nervetto per far tornare quelli che avevano l'anno scorso, però non sono preoccupato. Ho capito che questa squadra qui va dato atto che quest'anno giocheremo meglio come abbiamo fatto al primo tempo, ma però non bisogna perdere quella cattiveria che avevamo l'anno scorso quando eravamo in grandissima difficoltà. Ci avevo pensato, poi ho fatto una scelta per via che loro erano molto alti, molto fisici e quindi dovevo tenere molti sulla marcatura uomo, quindi avendo Crescenzi e Valeri sugli esterni e quindi mi mancavano sicuramente due marcatori. Fiordaliso secondo me ha fatto una buona partita e si è calato su nella parte, Valeri è entrato bene, è chiaro che io devo fare delle scelte a 360 gradi, quindi devo stare attento anche a questo. Mancando, diciamo, anche Ravanelli sulle palle native, perdevamo centimetri. Però ho detto Fiordaliso ha fatto una buona partita. Perché avevamo preparato quella, sta di fatto che ci siamo presentati due volte davanti alla porta, con Strizzo e una volta con Gaetano. E quindi perché avevamo preparato una verticalizzazione importante ed era riuscita. Anche Dagne in verticale aveva trovato il tiro che poi era andato fuori di poco. E quindi avevamo preparato. Abbiamo preparato giocando, verticalizzando, ma giocando sempre con la palla a terra e poi cercare la profondità. Era venuto. Poi dopo il gol un po' le misure sono state perse perché diciamo ci siamo fatti gol da soli e quindi abbiamo perso un po' di certezze che quelle non devono mai mancare. Il gol è stato fondamentale, hanno costruito la partita lì, dopo loro giocavano sempre la palla sui due attaccanti che tenevano forti fisicamente, quindi non ci facevano poi recuperare palla velocemente. E gli errori ci stanno, chi gioca sbaglia, quindi sbaglio io a non avergli fatto capire la pericolosità di questa situazione e quindi non giocando non si fa errori. Ci sta, oggi l'ha fatto Castagnetti, quest'altra volta la farà un altro giocatore della squadra avversaria. Tutte le volte che si fa un gol c'è un errore. Oggi è toccato a noi, anche nel secondo gol, avevamo la palla noi, eravamo 3 contro 1, abbiamo commesso fallo al limite dell'area, che forse bisognava solo un attimino temporeggiare. Però ha detto la squadra, nonostante non ha una condizione ottimale per via che sono arrivati tanti giocatori, diversi, in diverse situazioni, in diversi tempi, la squadra ha tenuto il campo bene. Chiaro che gli ultimi 10 minuti erano un po' lunghi, però il primo tempo fino al gol ho visto la squadra propositiva che aveva voglia. Ci è mancata la stoccata e la cattiveria di vincere qualche rimpallo e qualche contrasto, questo sicuramente.